Qualche settimana fa, parlando con un mio collega del CPS di Lecco in pausa pranzo, sono venuto a conoscenza dell'esistenza di un'app che si chiama Yuka, che è un'app che ti permette di capire se un determinato alimento che hai comprato o che vuoi mangiare è considerato un alimento salutare piuttosto che non salutare. E quest'app ti dà proprio un punteggio rispetto a quello che è, secondo quest'app, la qualità di questo alimento, un punteggio che va da 0 a 100 e ti dice anche quelli che sono i motivi per cui quel determinato alimento è o non è un alimento salutare. E insieme al mio collega abbiamo fatto delle riflessioni di quanto quest'app, esattamente come le varie app che contano le calorie, ad esempio, degli alimenti, possa essere pericolosa per lo sviluppo di fobie o di eccessive preoccupazioni nei confronti degli alimenti o del cibo che abbiamo in casa o che mangiamo. Allora mi sono incuriosito e ho scaricato l'app e l'ho provata per circa un 15 giorni e devo dire che sono emerse delle cose molto molto interessanti. Ad esempio, alimenti che ho in casa e che mangio regolarmente, che consideravo alimenti tutto sommato sani, in realtà l'app li considera non proprio così salutari. Allora, ho fatto delle prove e ho fatto delle riflessioni, ovviamente, e vi voglio dare 5 consigli su come poter utilizzare quest'app in modo sicuro e utile. Primo consiglio: se il punteggio è negativo perché il cibo è particolarmente calorico, ricco di grassi, ricco di zuccheri o ricco di sale, allora questo non vuol dire che quell'alimento non è salutare, ma devi stare attento alle quantità, cioè al consumo che fai di quell'alimento. Ti faccio un esempio: io ho in casa e mangio regolarmente frutta secca, ho in casa appunto un sacchetto di un pacchettino di noci, dove davvero gli ingredienti sono noci, non c'è nient'altro, e l'app mi dava un punteggio basso perché ricco di grassi. E vabbè, grazie al cavolo, nel senso che lo sappiamo, la frutta secca è ricca di grassi, bisogna mangiarne le giuste quantità, però non vuol dire che le noci non sono un cibo salutare. Secondo consiglio, se il punteggio è negativo perché il cibo contiene additivi, coloranti che sono ad alto rischio per la salute, allora è meglio eliminarlo o ridurne drasticamente il consumo. Terzo consiglio, anche se il punteggio è positivo, non farti ingannare, perché questo non vuol dire che quell'alimento è un alimento che puoi consumare quanto e come vuoi, cioè non devi abusare di un alimento soltanto perché il punteggio è positivo. Facciamo un esempio: la pasta, io in casa pasta integrale, la pasta integrale è quotata 100 su 100, cioè un cibo estremamente salutare. Questo non vuol dire che posso farmi un piattone di 300 grammi di pasta tutti i giorni, ok? Quarto consiglio, usa l'app con curiosità per mettere in discussione le tue convinzioni sul cibo. Ad esempio, il fatto che un cibo biologico o vegano sia per forza un cibo più salutare rispetto a un alimento non biologico o non vegano. Questa è una cavolata perché, in realtà spesso è esattamente il contrario. Quinto consiglio. Non soffermarti sul singolo alimento, perché una sana alimentazione è l'insieme delle scelte e delle abitudini alimentari che fai nel corso del tempo. Quindi, se ad esempio hai in casa 10 alimenti e 9 di questi hanno un punteggio basso, beh, allora forse devi cambiare qualcosa nella tua dispensa. Ma se hai un alimento con un punteggio basso, su, 20 alimenti invece che hanno un buon punteggio, allora regolati magari sulla quantità e sulla frequenza del consumo di quell'alimento, ma sul resto non devi eccessivamente preoccuparti. Quindi, se vuoi usare l'app Yuka, fallo, ma fallo, mi raccomando, con la testa.